è tempo di rivincita. E ancora una volta Dudu Morgado contro Gianluca Marzuoli con Seri Gagliardo e il Tiki Taka in poltrona ad attendere la seconda finalista, che qua su questo parquet domenica alle 12.30 si giocherà la finale della Coppa Italia. Stanno entrando in campo le squadre. E allora Jessica Manieri per Raffa Padovalmaz. Orienta, calcio a destro, Jozy spaccata sul primo palo, parata complicata. Mansueto cerca di chiudere il triangolo lungo, Renata resiste, ancora la tocca con la punta sinistra e Beffa Angelica Di Biase sul primo palo. 15.59 sul cronometro, la sbloccata il Bitonto con il gol di Bernardino, 1-0. Mette ordine il Bitonto, si torna però ancora dalla 20. Che va a memoria da Nicoletta Mansueto, che questa volta gira sul primo palo. Altra forse indecisione di Di Biase, 2-0 Bitonto, prima spintonata alla semifinale da parte delle campionesse in carica. Manieri, scivola Nicoletti, allora gli apre la strada Dalmaz sul secondo palo, l'ha letta benissimo Lusileia, contro break da parte del Montesimano, destro da parte di Dincecco, Jozy ci mette la mano sinistra, angolo, prova a trovare spazio per il mancino, blocco di Pato a nascondere il pallone, calcia Jessica Manieri, palo! Eccolo lo squillo del Montesilvano che può creare dubbi nella solidità difensiva del Bitonto. Ancora Manieri per Belli, Jessica va dal cervello, ovvero Tati, riallarga la giocata sinistra, eccolo qui! Il gol del 2-1 del Montesilvano con Federica Belli, l'hanno fatto non bene, e si riapre la semifinale. Renatigna, doppio passo, lascia andare il mancino, Di Biase con la mano sinistra a toglierla dalla porta, Tati, Pato di prima, eccola qui ancora la giocata e arriva l'autogol del Bitonto, la pareggiata del Montesilvano, ma l'hanno ancora una volta lavorato benissimo sul perimetro creando dubbio. 2-2. È arrivata Federica Belli a metterla dentro con, quindi la doppietta personale. Vince con una molla, ha provato a passare il Bitonto, siamo dall'altra parte con Pato che apparecchia traversa di Natalia Rozzo, arriva il fischio degli arbitri, finisce 2-2 con il brivido finale per il Montesilvano e per il Bitonto, con Natalia Rozzo che si è andata a stampare sulla traversa a un passo dal primo vantaggio la formazione di Dudu Morgado. Che bel primo tempo, tutto pronto, si riparte. Renatigna uno contro uno, cerca di trovare uno spazio, la 9 che calcia e c'è il nuovo vantaggio del Bitonto come nel primo tempo, primi secondi fatali per il Montesilvano, è tornata su la formazione di Marzuoli, si rimette in gioco per la formazione di Dudu Morgado con la grande giocata Jozy e altra occasione clamorosa per la formazione di Dudu Morgado, torna in possesso però il Montesilvano con il break di Natalia Rozzo, spinge Raffa Pato a sinistra, Pato per Natalia Rozzo, Jozy in uscita bassa, tutto molto bello. Tampa prova andare per Mansueto, Coppari a dirle di no, aveva trovato il modo di girarsi, la 22, eccolo qua, però il gol del 4-2 con la doppietta di Nicoletta Mansueto. Esce bene qui il Bitonto che prova a giocare anche un pochino col cronometro, anche se i minuti sono tanti. Diana al rilancio lungo per Mansueto che è sola, apparecchia per lui, sì, le ya, 5-2 del Bitonto, non poteva mancare la griff della regina, primo massimo vantaggio della formazione di Marzuoli, ma sono uscite non bene da Laurea. Bruna in buca, sinistro bellissimo di Jessica Manieri, 5-3, sale di un gradino il Montesilvano, -2. Tati, 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 5-4, 6-21, signori, io già lo vedo, il diavolo che si sta materializzando allo stadium, perché questo è il suo sport, 5-4, Tati. Qui Pato riesce a far correre il pallone del pareggio del Montesilvano, l'aveva detto Dudu Morgado al
all'inizio dell'ultimo minuto, 5-5. Vediamo come finisce, perché qua è ancora tutto aperto. Non è vero. Il super gol di Nusileia, pallonetto da numero 10. Io non ho più parole. Che cosa stiamo vedendo, Dani? Che cos'è? Che cos'è? Jessica in angolo. Arriva però adesso il suono della sirena. Fischiano tre volte gli arbitri. Il Bitonto domenica alle 12.30 si ripresenterà a giocarsi la coppa. Ma io vi voglio dire solo una cosa. Bitonto e Montesilvano, grazie. Da Genova è davvero tutto, ricordandovi il finale che il Bitonto ha battuto per 6-5 il Montesilvano. Da Pietro Mazzara è tutto. Signori, appuntamento a domenica, perché c'è di che divertirsi. Regia.